Buongiorno e ben arrivati nello studio fotografico di Fotogiocando. Ringrazio la Proloco e il Comune di Alatri per questa bellissima iniziativa di Natale al Centro 2.0 di cui facciamo parte e che ci dà anche quest'anno la possibilità di presentarvi le consuete letture sotto l'albero con Luca Simonelli e Sara Carapellotti di Officine Culturali della Regione Lazio. Allora bimbi, state attenti e buon divertimento! Fiocco candido di neve rilucente, si cela un gran mistero che è davvero eccezionale. Qui dentro vive un mondo con le case e con la gente, con strade, piazze, vicoli, terrazze, tetti e scale. C'è chi scende e chi sale, c'è chi viene e chi va. Insomma, è una minuscola, stranissima città. Non vi so dire quando, non vi so dire come, so soltanto che esiste e so persino il nome. Qui tutti gli abitanti la chiamano chi non so. Quanto a loro si chiamano, indovinate un po'? Lo so che non è facile. Si chiama non so chi, e tutta questa gente simpatica e cordiale amava soprattutto la gran festa di Natale. C'era soltanto il Grinch che non l'amava affatto. Anzi, solo a pensarci diventava mezzo matto. Chiuso nella sua grotta su un monte briciolaio, pensava che il Natale fosse un grosso, orrendo guaio. Nessuno sa il motivo di quell'odio micidiale. Vi prego di non chiederlo, sarebbe tempo perso. Sarà state le scarpe che gli facevano male, o forse la sua testa abitata di traverso. Se proprio insistete, vi do la mia opinione. Per me era nel suo cuore la probabile ragione. Un cuore troppo piccolo, almeno di 3 taglie, e il Grinch ci soffocava come in mezzo a 2 tenaglie. O scarpe troppo strette, o cuore sotto misura, qualunque spiegazione non è chiara e né sicura. Sta di fatto che il Grinch, la sera di Natale, s'affacciò dalla sua grotta e quasi gli venne male quando vide giù in fondo brillar luci e falò illuminando a festa l'intera chi non so e disse con un ringhio che assomigliava a un ragno: laggiù stanno appendendo il vischio e il lagrifoglio e appendono le calze, stupidi non so chi! Domani viene Natale, praticamente è già qui, non ce la faccio proprio, questa è l'ultima goccia. Devo trovare il modo almeno quest'anno il Natale non arrivi o mi verrà un malanno. Ne aveva già visti tanti, pensò. Troppi Natali. Tutte quelle mattine che ogni volta erano uguali, con non so chi bambini che correvano sui regali strillando a squarciagola. Un fracasso infernale da diventare pazzi. E poi la festa orribile del pranzo di Natale col tavolo imbandito in un tripudio trionfale. Con tutti non so chi, dai grandi ai piccolini, intenti a rimpizzarsi di piselli e rostacchini. Nonché cece, frittelle, miele, patè, torroni, per chiudere alla grande con enormi panchettoni. Che scena intollerabile. Da togliergli il respiro. Per non parlare di nausea, disgusto e capogiro. Non è finita, pensò il Grinch con orrore. Doveva ancora venire il suo incubo peggiore. Quando laggiù squillavano un campane a tutto spiano e tutti si stringevano prendendosi per mano e cantavano in coro con quelle odiose voci, quegli inni orrendi e quelle carole atroci. E il solo pensiero gli dava il mal di mare. Insomma, qui devo darci un taglio. È più di mezzo secolo che faccio questo sbaglio. Devo trovare il modo più efficiente per bloccare il Natale di tutta questa gente. A forza di pensare, ebbe un'idea tremenda. Una splendida idea, semplicemente orrenda. Ora so cosa fare, sono davvero un mago. Sghignazzando malefico, prese del filo e un ago e si cucì un vestito rosso e tradizionale. Insomma, il bel costume del buon Babbo Natale. Manca solo una cosa per essere perfetto. Voglio solo una renna, non chiedo una fortuna. Le renne erano scarse e non ne trovò nessuna. Non era per nulla scoraggiato. Ah sì? Se non trovo la renna, beh, me ne faccio una. Fischiò il suo cane Max, vecchiotto e un po' acciaccato, e con lo spago rosso legato torno, gli piazzò sulla testa un magnifico corno. Poi prese borse e sacchi, più qualche tascapane, li mise su una slitta traballante assai precaria, si procurò 2 corde per attaccarvi il cane. Via! Al galoppo! Mi va di prendere aria! E giù per la montagna la slitta scivolò tra scossoni e sobbalzi diretta a chi non so, dove ormai le case erano chiuse e spente con gli abitanti che sognavano dolcemente. L'aria era fresca e piena di silenziosi fiocchi e non so chi dormivano senza un pensiero in testa. Poveri i miei pitocchi, ve lo do io il Natale, ve lo do io la festa,
ecco la prima sosta. S'arrampicò su un tetto coi sacchi vuoti in pugno, ridacchiando diabolico col suo perfido grugno. Si infilò nel comignolo. Che razza di strettoia per vaso, ci rimetta le cuoia! Ma se Babbo Natale riusciva nell'impresa, oppure lui avrebbe fatto quell'impervia discesa. Giusto! E dopo qualche intoppo, eccolo far capolino dritto dritto attraverso la cappa del camino. Vide le calze appese e il suo primo bottino. Balzato nella stanza, il Grinch se ne andò in giro prendendo tutto quello che gli capitava a tiro. Tamburi, biciclette, scacchiere, caramelle, biscotti, lecco lecco, trombe e pattini a rotelle. Riempì 5-6 sacchi e con un risolino li spinse a viva forza tutti su per il camino. Poi spalancò la ghiacciaia che c'era lì in cucina e prese tutto quanto. Salsicce, gelatina, piselli, torte, fave, chibudino, frutta, salami, intingoli e pure il rostacchino. Insomma, a farla breve, quel bieco criminale depredò la famiglia del pranzo di Natale. E anche tutti quei viveri finirono nella cappa. Perfetto, la mia ultima tappa sarà la più simbolica, adesso lo vedrete. Prima di dirvi addio, ruberò pure la vite. Stava arraffando l'albero quando avvertì un rumore che pareva un tubare di mirte tortorella. Per un attimo il Grinch si sentì un colpo al cuore, poi si voltò di scatto. Questa è bella. E con sua grande sorpresa si trovò tu per tu con una bambinetta di nome Cindy Kilou. La bimba si era alzata solo perché aveva sete, guardò perplessa il Grinch e poi guardò l'abete. Babbo Natale, cos'è che fai? Cos'è? Perché botti via l'albero? E vuoi dire perché? Il vecchio Grinch, sapete, era un gatto bubacchione e si mise d'impegno per salvare la situazione. Stampandosi un sorriso benevolo e gentile, improvvisò alla svelta una bugia sottile. Vedi? Quella lampadina, che dal ramo pende, mi pare che sia guasta e proprio non s'accende. Così, per aggiustarla, devo portarla su, la sistemo in un baleno e poi la riporto giù. La fandonia era grossa, ma Cindy Kilou era piccina e il vecchio bugiardone convinse la bambina. Poi le diede perfino una pacca sulla testa e la mandò a dormire borbottando... Buona festa! Che cosa fece dopo, scommetto, lo sapete. Tornò lesso al camino e vi infilò l'abete. Come gesto finale, prima di scomparire, sgraffignò pure il ceppo del loro focolare e lasciò la casa con tutti i muri nudi, coi fili vuoti e spogli e i solitari chiodi. E l'unico pezzetto di cibo lì rimasto fu una piccola briciola che addirittura un topo trovò fin troppo misera e inadatta allo scopo. Dopodiché, un'identica manovra lui seguì per razziare tutte le case di tutti non so chi. Ed altrettanto misero fu quello che lasciò per tutti gli altri topi di stanza chi non so. Era passata l'alba da un quarto d'ora appena e non so chi dormivano pacifici e contenti. Quando il Grinch se ne andò con la sua slitta piena, zeppa di pacchi e doni di fiocchi e di ornamenti, nastri, festoni, addobbi e globi risplendenti. E su per i dirupi del monte briciolaio, il Grinch spinse la slitta per 1000 metri e più. L'intenzione era chiara. Voleva buttar giù tutto quanto il suo carico nel grande immondezzaio. Rideva compiaciuto. Quei non so chi, il loro bel Natale proprio non è venuto. So già punto per tutto, tutto quello che faranno. Prima diranno, allora, che succede quest'anno? Saranno a bocca aperta per 2 minuti o 3 e poi tutti a frignare e a piangere. Uè, uè. Che bel rumore! Non voglio proprio perdermi la lagna collettiva. Il Grinch tese l'orecchio, pronto a captare suoni di tristezza e di rabbia, sorpresa e delusioni. E infatti si sentì un rumore che saliva nella neve, dapprima basso e fioco, confuso e lieve lieve, ma poi sempre più forte, sempre più intenso e pieno. Che strano! Quel rumore non era affatto triste, anzi, sembrava allegro. Possibile? C'era allegria, gioia e felicità. Il Grinch provò a spiegarselo guardando la città. Subito gli venne di strabuzzare gli occhi. Una scena incredibile, da rimanerci secchi. La sorpresa fu tale che quasi cadde giù. Tutti riuniti insieme, piccoli e spilungoni, vecchi, bambini e giovani, ossuti o pur ciccioni, i non so chi cantavano, senza regali e doni. E tutto il suo lavoro, tutta quella razzia per bloccare il Natale e fermare l'allegria. Ma che? Il Natale è venuto! È venuto lo stesso! Con i piedi nella neve, grinciosi e intirizziti, il Grinch restò 3 ore a porsi un sacco di quesiti. Come ha fatto a venire? Senza regali e pacchi, senza addobbi, lustrini, nastri, giochi e balocchi. Aggrottava la fronte cercando una risposta e a forza di aggrottarla gli scoppiava già la testa. E poi pensa e ripensa, gira e rigira e prova.
Il Grinch pensò a una cosa totalmente nuova. Forse il Natale non viene dai negozi, dagli empori, dai market o dagli altri servizi. Forse ha un significato più profondo e più vitale. Chissà, sì, se è proprio questo il vero senso del Natale. Sì, cavo Grinch, è questo il senso del Natale. Le rispose improvvisamente Cindy Kilo. Non sono i pacchi, i doni, i fiocchi, gli ornamenti, i nastri o i festoni, gli addobbi e i globi risplendenti, ma stare insieme ed essere più buoni. Cindy Kilo si avvicinò al Grinch e gli diede un bacio sulla guancia. Il Grinch era perplesso. La sai una cosa? La mia guancia è grinciosa, fredda e puzzolente, insomma repellente. No, è tiepida e morbidosa. E cosa accadde dopo? Dicono a chi non so che il suo piccolo cuore quel giorno si allargò, pensate, di 3 taglie. E in quel momento stesso, quando il Grinch si sentì col cuore meno oppresso, girò svelto la slitta e scese dalla cresta riportando i regali e il cibo della festa. Spettacolo glorioso nel sole del mattino! E fu lo stesso Grinch, chi l'avrebbe mai detto, a trasformarsi da diavolaccio nel più bel angioletto. Vi è piaciuta la prima storia? Ora ascoltate la seconda e ci vediamo dopo con una bellissima sorpresa. Lassù nel nord, dove le notti sono più scure, più lunghe e la neve è molto più bianca che alla nostra latitudine, là abitano le renne. Ogni anno Babbo Natale si reca in quel luogo per cercare gli animali più forti e più veloci per trasportare nell'aria la sua enorme slitta. Da quelle parti viveva una famiglia con 5 piccoli. Il più giovane rispondeva al nome di Rudolph ed era un piccolo di renna particolarmente vivace e curioso. Infilava il suo naso dappertutto. Ed era un naso veramente particolare. Sempre, quando il suo piccolo cuore di renna batteva un po' più forte per l'agitazione, diventava così rosso come il sole incandescente poco prima del tramonto. Ugualmente, se era allegro o arrabbiato, il naso di Rudolph si illuminava in tutto il suo splendore. I suoi genitori e i suoi fratelli si divertivano con il suo naso rosso, ma già l'asilo delle renne era diventato lo zimbello di quei birbanti a 4 zampe. Rudolph dal naso rosso! Così lo chiamavano e ballavano tutto intorno a lui mentre lo indicavano con i loro piccoli zoccoli. Nella scuola elementare le piccole renne lo prendevano in giro come potevano. Rudolph cercava con tutti i mezzi di nascondere il suo naso, a volte lo dipingeva con del colore nero. Allora andava a giocare a nascondino con gli altri ed era contento che per stavolta non lo avevano scoperto. Ma nello stesso momento in cui si rallegrava del suo successo, il suo naso cominciava ad illuminarsi così tanto che il colore si sfaldava. Un'altra volta si infilò nel naso un bel cappuccio nero di gomma, ma riusciva a respirare solo con la bocca e non appena iniziava a parlare sembrava che avesse una bolletta attaccata al naso. I suoi compagni si tenevano la pancia da ridere, ma Rudolph correva a casa e piangeva amaramente. Non giocherò mai più con questi stupidi, diceva piangendo, e le parole dei suoi genitori e dei suoi fratelli riuscivano a consolarlo un poco. Intanto i giorni diventavano più corti e come ogni anno si annunciava la visita di Babbo Natale. In tutte le famiglie di renne i ragazzi giovani e forti si facevano belli. Le loro pellicce venivano a lungo strigliate e spazzolate fino a che non rilucevano del colore del rame. Le corna erano pulite con la neve fin tanto che non risplendevano la fioca luce degli inverni del nord. E poi finalmente era arrivato il momento. In un piazzale gigantesco, dozzine di renne, impazienti e nervose, raspavano con i loro zoccoli ed emettevano richiami belli e allo stesso tempo terrificanti per impressionare i concorrenti. Tra di loro c'era anche Rudolph, la cui forza e il cui vigore era superiore a quello degli altri partecipanti. Puntualmente, al momento stabilito, Babbo Natale atterrò dal vicino paese di Natale, dove era la sua casa, con la sua slitta trainata solo da Donner, il suo fedele caporenna. Una neve leggera era iniziata a cadere e l'ondeggiante mantello rosso era coperto da puntini bianchi. Babbo Natale si mise subito al lavoro ed esaminò ogni animale. Sempre borbottava poche parole nella sua lunga barba bianca. A Rudolph sembrava un'eternità. Quando la fila arrivò a lui,
Il suo naso diventò incandescente per l'agitazione, quasi luminoso come il sole. Babbo Natale arrivò verso di lui, sorrise amichevolmente e scosse la testa. Sei grande e robusto e sei un bellissimo giovanotto, disse. Purtroppo non posso sceglierti, i bambini si spaventerebbero a vederti. La tristezza e il dolore di Rudolf non avevano limiti. Più veloce che poteva, corse attraverso il bosco e scalpitò ruggendo nella neve alta. I rumori e la luce rossa visibile da lontano attirarono una piccola elfa. Prudentemente gli si avvicinò, gli posò una mano sulla spalla e chiese: cosa ti è successo? Guarda come brilla il mio naso. Nessuno ha bisogno di una renna con il naso rosso, rispose Rudolf. Conosco bene questa sensazione, disse la piccola elfa. Io vorrei lavorare nel paese di Natale come tutti gli altri elfi. Però quando sono agitata le mie orecchie iniziano a tremare e le orecchie tremolanti non piacciono a Babbo Natale. Rudolf sollevò lo sguardo, con gli zoccoli si asciugò le lacrime dagli occhi e vide una bellissima elfa le cui orecchie si muovevano qua e là al ritmo di un battito di ali. Il mio nome è Herbie, disse timidamente mentre si guardavano negli occhi, l'uno con un naso rosso scintillante, l'altra con le orecchie tremolanti che si muovevano al ritmo. Scoppiarono a ridere all'improvviso e risero fin tanto che non fece male loro la pancia. In quei giorni fecero amicizia, chiacchierarono fino a notte, tornando a casa solo all'alba. Compassi da gigante, intanto si avvicinava il tempo del Natale. In quei giorni Herbie e Rudolf si incontravano molte volte nel bosco. Tutti erano occupati con i preparativi per le feste natalizie, che nessuno faceva caso che il tempo, giorno dopo giorno, andava peggiorando. Due giorni prima di Natale, la fata del tempo consegnò a Babbo Natale il bollettino meteorologico. Questi, con il viso preoccupato, alzò lo sguardo al cielo e sospirò rassegnato. Quando domani attaccherò le renne, seduto sulla cassetta, non riuscirò a vederle. Come potrò trovare la strada per arrivare alle case dei bambini? Quella notte non riuscì a dormire. Continuò a lambicarsi il cervello per trovare una via d'uscita. Infine indossò il mantello, gli stivali e il cappello, attaccò Donner alla slitta e si incamminò verso la terra. Forse là troverò una soluzione, pensò. Mentre iniziava a nevicare, a volare, nevicava con fitti fiocchi, così fitti che Babbo Natale riusciva appena a vedere. C'era solo una luce rossa che illuminava così chiaramente, come se davanti a lui ci fosse un'enorme quantità di gelato alla fragola. Babbo Natale amava il gelato alla fragola. Salve, disse Babbo Natale. Che naso bellissimo ed eccezionale che hai! Sei proprio quello di cui ho bisogno. Che cosa ne pensi di correre davanti alla mia slitta e di mostrarmi così la strada per raggiungere i bambini? Appena Rudolf ascoltò le parole di Babbo Natale, per l'emozione gli cadde per terra l'albero di Natale che stava trasportando. Poi lentamente riprese il controllo di se stesso. Naturalmente, lo farò volentieri. Mi fa un enorme piacere. All'improvviso però divenne molto triste. Ma come faccio a trovare poi la strada per tornare indietro al paese di Natale se nevica così fitto? Nello stesso momento in cui pronunciava quelle parole, gli venne un'idea. Torno subito, disse, mentre già correva un veloce galoppo verso la strada del bosco, lasciando indietro uno stupito Babbo Natale. Pochi minuti dopo tornavano indietro una renna con il naso rosso e una piccola elfa con le orecchie tremolanti. Salve, lei può condurci indietro, Babbo Natale, disse Rudolf pieno di orgoglio indicando Herbie. Lei conosce la strada. Questa è una magnifica idea, tuonò Babbo Natale. Adesso devo tornare indietro, a più tardi allora. E così successe che per Natale Babbo Natale fosse accompagnato da una renna con il naso rosso e da un'elfa con le orecchie tremolanti. Rudolf il giorno successivo, per la sua bellissima azione, venne festeggiato da tutte le renne entusiaste. Il giorno successivo ancora ballarono e cantarono nella piazza principale dicendo: Rudolf dal naso rosso, sei entrato nella storia. E deve essere stato così che qualcuno ha visto Babbo Natale dei suoi aiutanti, altrimenti nessuno avrebbe mai raccontato questa storia. Vi siete divertiti, bimbi? Allora, vi saluto con un ospite speciale che sarà qui con noi anche domenica
prossima dalle 10 alle 13 per scattare delle magiche fotografie. Ciao bimbi, ci vediamo qua. Oh no, cos'è quel fischio appeso lì? Eh sì, si baciano così. E poi le storie intorno al fuoco, le castagne e qualche gioco. Come mai? Cos'è? Cos'è follia quell'alberello che sta lì? Io non so più perché. Perché lo coprono di luci colorate, poi di stelle ritagliate, di sorrisi e di allegria. Io non capisco cosa sia. Mi sembra gioia, forse il sogno è già realtà. Chissà! Ciao bimbi!